portafoglio, perdonami. Però era tanto carino. Ciao a tutti, sono Piera e benvenuti o bentornati nel mio canale. Sì, ho una voce strana e me ne dispiaccio tantissimo, però mi dispiace, però ve la dovete cuccare. Allora, questa voce e questo mio stato d'animo, questo mio tipo stare male è dovuto al mio ragazzo che ha deciso il giorno prima di partire per il salone del libro di appiccicarmi questa roba e quindi io ora sono da una settimana in questo stato, ma yeah! Chi se ne frega. In più, in questo video, se mi vedrete un po' strana, è perché, tipo, lì fuori, su un tetto del... In realtà non è un tetto, è tipo una tettoia che copre un garage che è sotto il condominio mio, stanno lavorando. E quindi sono un po' imbarazzata perché mi stanno guardando da 20 minuti che cosa sto facendo, ma proviamo a soprassedere. Comunque, questo è il video dove vi mostrerò che cosa ho acquistato al Salone del Libro e vi parlerò anche un pochino di com'è stata la mia esperienza. Innanzitutto, questo è il primo anno che vado al Salone del Libro. È stata un'emozione enorme perché è da quando sono piccolina che voglio andarci. Ho sempre avuto una passione per la lettura, quindi insomma il Salone del Libro sembrava quasi un traguardo, insomma, per la mia vita da lettrice. E quest'anno riuscire finalmente ad andarci è stata una conquista pazzesca, mi sono divertita moltissimo, ho conosciuto delle persone fenomenali con le quali parlavo da moltissimo tempo tramite Instagram e è stata veramente un'emozione grandissima, mi vengono ancora le lacrime al pensiero, anzi se voi, qualcuno di voi, non farò i nomi, mi dispiace perché mi sembra quasi stupido perché sappiamo chi siamo e... Insomma, volevo ringraziare tutti quanti per essere stati super carini, super gentili e molto 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 simpatici. E basta, insomma, altrimenti mi metto a piangere. Sono stata 2 giorni al salone, il sabato e la domenica, e non sono riuscita a partecipare degli eventi, sia perché era sempre tipo tutto pieno, e... Anche perché c'era una confusione pazzesca e volevo incontrare delle persone, quindi insomma, diciamo che le cose non si sono incastrate proprio alla perfezione. Ma tutto sommato, insomma, dai, è stata una bellissima esperienza. Ho parlato con alcuni editori con cui parlavo su Instagram, ho conosciuto di persone, appunto, e ho visto di persona tante bellissime cose, tanti bellissimi editori che. Per mia sfortuna, insomma, dove vivo non ho molto la possibilità di trovare certi libri, certe pubblicazioni, anche perché sono case editrici molto molto piccole. Però, insomma, è stata un'esperienza fenomenale. Ma detto questo, passiamo all'haul, così ci togliamo questo piccolo sassolino dalla scarpa e finiamo, insomma. Pensavo di aver comprato più libri, ma sono meno di quelli che pensavo di aver comprato. Forse perché sono partita da casa con 3 libri per farmeli autografare. Non sono proprio 3 libri, errore mio, ma sono 3 graphic novel. Sono 2 edite da Bao e una edita dalla Coccolino Press, però l'autore era lo stand di Bao e quindi ho approfittato. La prima graphic novel che mi sono fatta autografare è Berlino 2.0 di Alberto Madrigale e Mathilde Ramadier, credo, si pronuncia francese, non lo so, mi dispiace se qualcuno lo sa me lo dica. Ne ho parlato su un post su Instagram che vi lascio comunque linkato in descrizione, ma a breve uscirà un video dove vi parlo di alcune graphic novel che vi consiglio, altre che vi consiglio meno, alcune per motivi, altre per altri. Ma riassunto velocissimo, è la storia di questa ragazza che si trasferisce da Parigi a Berlino alla ricerca di un lavoro stabile perché a Parigi, nel campo della filosofia, in quello che studia lei, non c'è lavoro, però a Berlino si scontra con la amara realtà delle start-up, della difficoltà nel trovare un posto fisso, un lavoro ben pagato, comunque un lavoro soddisfacente, ecco sì, una cosa che dia soddisfazione alla persona e non sia semplicemente un lavoro al fine di riuscire a guadagnare qualcosina. E insomma si scontra con la realtà di queste start-up, di queste piccole aziendine e del famoso lavoro a
a mesi il praticantato, gli stage, ti possiamo offrire questo e quell'altro. Io in più amo Berlino, quindi il fatto di sentir parlare della città che amo da un punto di vista un pochino più diverso, un pochino preso da un altro punto di vista rispetto a quello di un turista, fa un po' male, ma fa quel male che vi dà coscienza di quello che è il lavoro. Quindi secondo me potrebbe andar bene per tutti in realtà, perché scontrarsi con la realtà non fa mai male. Però è un po' crudo, cioè è uno scontro con la realtà un po' pesante, non nasconde nulla, non lascia nulla al caso, ve la sbatte in faccia, appunto. Comunque, insomma, c'era il ragazzo e me lo sono fatto autografare, era un acquerello ed è bellissimo, insomma, sono molto felice di essere riuscita a farmelo autografare. Poi, prossima graphic novel è Le ragazze nello studio di Munari, sempre edito da Bau Publishing, di Alessandro Baranciani. Allora, io e Baronciani non abbiamo mai avuto un buon rapporto, cioè se sono io e Baronciani personalmente, ma diciamo che non mi piaceva tantissimo, anche perché aveva a che fare con quella tutta sottocultura indie musicale che a me non è mai piaciuta tanto, e quindi l'avevo sempre preso un pochino sotto gamba, un po'. L'avevo sempre trovato come un po' banale. Poi la Bao mi ha mandato questo volume da leggere e, oh mio Dio, me ne sono innamorata. Ma ve ne parlerò meglio. Su questo non voglio dire nulla, anche perché ho tantissime cose da dire e non ho voglia di dire adesso. Comunque sta di fatto che se avete voglia di leggere qualcosina, ne ho scritto un post su Instagram, che ovviamente vi lascio linkato qui sotto. E essendoci anche Baronciani allo stand di Bao, io ho preso il mio bellissimo fumetto e me lo sono fatta autografare. E non è bellissimo? Lo so, è bellissimo. Comunque, passiamo oltre. L'altro volume che mi mostro invece è della Coconino Press, è un omnibus ed è l'omnibus di 5 Le ragazzi morti di Davide Toffolo. Se mi seguite ovviamente da un bel po' di tempo sapete che Toffolo è tipo uno dei miei fumettisti preferiti in assoluto e quindi sì, insomma, non vi stupirete che io abbia questo volume. La storia di questo volume è abbastanza tragica, ero in terza superiore. E volevo qualcosa da leggere, ma non volevo qualcosa di pesante. Ero in una libreria assieme a mia madre e l'ho visto lì, fresco fresco di stampa, una nuova uscita, tra virgolette, perché comunque risale agli anni 90 la storia, perciò nuova uscita sempre, tra virgolette. Non so se è degli anni 90 la storia, aspetta che non spari una cagata. Comunque è la raccolta di tutta la storia che lui ha scritto in volumi, molto tempo prima del 2011, di 5 Le ragazzi morti. Beh, insomma, è una delle storie che più mi ha formata, è una delle storie che mi ha accompagnato per l'adolescenza e non sto scherzando. E parla di musica, di amore, di ragazzi giovani, di morte. C'è tutto quello che un adolescente può provare, può sentire, può vivere durante l'adolescenza, che è un periodo turbolento. Chi l'ha passata e chi la sta passando lo sa benissimo. Chi la deve ancora passare, beh, raga, preparatevi, è terribile. Ma siccome Toffolo è anche una delle persone che più stimo in assoluto, era da un sacco che volevo fargli autografare e ho approfittato del salone per farmelo autografare e ha scritto ciao Piera e a tuo papà, perché gli ho detto insomma che quando ero ragazzina mio papà mi ha portato al concerto dei 3 Le ragazzi morti e quindi sì, insomma, ho un legame particolare, mi dispiace se ho le lacrime agli occhi, ma mi fa emozionare ogni volta che lo guardo. In realtà non so se questo volume si trovi ancora in giro. Da qualche anno, mi sembra qualche anno fa, la Panini Comics ha ripubblicato i volumetti di 5 Allegri ragazzi morti, come quelli che erano usciti un po' di tempo fa, e in teoria io dovrei avere il volume qui da qualche parte. No, l'ho portato a casa, comunque vi lascio un po' di foto qua perché intanto è una storia bellissima che merita veramente di essere letta e quei volumetti della Panini, pur avendo io stessa la storia, ho deciso di comprarli perché mi sembrava doveroso avere anche la versione a volumetti come era uscita tempo prima e sono stati tutti restaurati, colorati e a parti ridisegnati e ogni copertina di ogni fumetto, di ogni volume è la copertina ridisegnata a stile di Toffolo, appunto, di album famosi della storia della musica, perciò anche per quello bellissimo. Ma ora passiamo al vero bottino del salone del libro perché questi sono i libri che appunto mi ero portata da casa per far autografare. Infatti
infatti mi sembravano tanti di più per quello, perché avevo 3 libri portati da casa, ma vabbè, ora prendo tutti gli altri libri e torno. Allora, qui ne abbiamo, qui ne abbiamo. Mi sposto un pochino sulla destra, così in caso qui vi metto qualche Instagram stories che ho fatto al salone. Allora, partiamo con una delle case editrici che avevo più piacere di incontrare, insomma, incontrare chi si occupava della casa editrice e vedere le loro pubblicazioni, perché è da, non lo so, penso un annetto che li stalker un pochino dappertutto e mi ero follemente innamorata, insomma, delle pubblicazioni, però non volevo comprarle online, non mi sentivo di comprarle online perché volevo prima toccarle e guardarle con mano effettivamente. Ed è stato un colpo di scena pazzesco. Intanto vi voglio parlare prima di una loro uscita, non so bene come chiamarla, di una loro collana, ecco, facciamo così, che si chiama L'Imbusta Storie. Allora, io sto parlando intanto di Abi Editore, e L'Imbusta Storie è questa collana bellissima. La cosa è semplicemente una busta con appunto chiusa così dietro, e all'interno contiene delle favole, delle leggende, dei racconti da qualche parte del mondo. Insomma, per esempio, io ho preso favole dal Giappone, leggende polinesiane, favole provenzali e un altro di leggende polinesiane per me stessa. Insomma, questi tre infatti sono dei regali, questi per le 2 mie migliori amiche e questo qui per mia mamma. È veramente una cosa bellissima, infatti ora il mio, che è Leggende Polinesiane, l'ho aperto e vi faccio vedere che cosa contiene. Allora, intanto, quando lo aprite, trovate subito una cartolina, che per le Leggende Polinesiane è questa, molto art déco, mi piace, piace, piace. E poi, appunto, i fogli con le storie, ma ogni foglio è decorato con e disegnato, insomma, ci sono i disegni di quello che poi effettivamente parla la storia, ed è una delle cose più belle che esistano, secondo me. È proprio molto molto bella come idea. Questa è un'altra pagina che c'è dentro ed è bellissima, cioè i disegni, la cura per i dettagli, tutto. Grande lavoro, veramente bellissimo. E poi trovate all'interno la biografia del traduttore e alcune note al testo. Molto molto bello, molto molto interessante. Ah, in più, altra cosa, piccola cosa che mi sono dimenticata di dirvi. Questa cartolina non è solo una cartolina. Abi Editore ha fatto questa cosa bellissima, cioè creare un'app per telefono che si chiama Imbusta Story? Non lo so, dopo la scarico, non me lo ricordo più. L'ho anche messa tra i preferiti, oddio che stupida che sono. Comunque, se voi inquadrate con il cellulare questa cosa qui, vi farà vedere in realtà aumentata uno dei protagonisti delle storie. È una cosa bellissima, cioè io ci sono rimasta un po' così, tipo, mio Dio, grande idea, cioè strana, soprattutto perché alla fin fine sono favole, racconti, quindi magari per un bambino associare alla favola qualcosa di visivo è molto molto bello e accattivante, quindi grande bel lavoro. Poi sempre lì allo stand il mio ragazzo ha preso altre 3 buste da regalare ai suoi genitori, insomma ha preso racconti catalani, favole tedesche e favole dal Giappone. Secondo me è un regalo bellissimo da fare a chiunque, bambino, ragazzo, adulto, nonno e tutto quanto. Me ne sono follemente innamorata. Non so se si è capito, Non so. E poi, oltre all'Imbusta Storie, ho preso 2 libricini. Allora, uno non è per me, uno è un regalo che ho fatto al mio ragazzo, perché lunedì scorso ha compiuto gli anni, quindi ho voluto fargli un regalino un pochino simpatico, e gli ho preso Minima di Edgar Allan Poe, 7 racconti neri e 1 bizzarro. Insomma, sono 7 racconti di Edgar Allan Poe, alcuni poco conosciuti. E la cosa bella di questo libro è che è completamente illustrato, cioè per ogni cosa c'è un'illustrazione. Io sono innamorata di queste edizioni, cioè fanno un lavoro pazzesco, veramente pazzesco, ragazzi, è bellissimo. E tra l'altro, cosa ancora più bella, è che questi piccoli volumetti costano solo 6,90 €. Per il lavoro che c'è dietro è pochissimo. Poi invece per me stessa ho preso L'altra metà delle fiabe, che è intanto a cura di Antonella, che è la ragazza che era lì allo stand con la quale io ho parlato. Sei stata dolcissima e sei una persona veramente magnifica che non vedo l'ora di incontrare di nuovo, sul serio. E in più questo libricino qua è
mettere a confronto tre fiabe di Perrault con tre fiabe invece originarie della tradizione, quella proprio tradizionale, insomma, non modificate per i bambini. Infatti, se voi non sapete, io sono una grandissima amante delle fiabe, e infatti, tanto ti uccello che è sempre bene, ma in questo caso mi serve solo per arrivare al libro. Perrault, non fate caso. Sì, non fate caso all'edizione come è ridotta perché ce li ho da quando sono una bambina e quindi sì, insomma, ecco, non fateci caso. Però Perrault è questo simpatico scrittore francese che ha deciso di prendere le fiabe, le storie e tutto quanto e riscrivere i finali. Avete presente Cenerentola che finisce bene, la fiaba Disney e tutto quanto? Bene, ok, Perrault probabilmente è quello da cui la Disney ha preso ispirazione per le storie, perché non voglio rovinarvi l'infanzia, eh. Però diciamo che Cenerentola non finisce propriamente bene, nemmeno la sirenetta finisce bene. La sirenetta si trasforma in spuma del mare e il principe si sposa Ursula. Quindi, insomma, raga, le fiabe tradizionali erano proprio quelle toste, quelle che la realtà è così, non aspettarti il lieto fine. Invece Perrault le ha appunto riscritte per il grande pubblico. E questo piccolo libricino, edito appunto da Abbey Editore, mette a confronto tre fiabe di Perrault con tre fiabe invece tradizionali, quindi non state riscritte con i veri finali e tutto quanto. Non vedo assolutamente l'ora di leggerlo, anche perché le fiabe sono sempre state una mia grande passione e ancora adesso, ogni tanto la sera, leggo qualche fiaba, mi leggo qualche racconto, perché non lo so, mi fanno sentire bene, mi, mi danno quella sensazione di tranquillità e rilassatezza che mi serve prima di andare a dormire, insomma. Però, siccome sto parlando come una cretina e parlando tantissimo, i libri sono veramente troppi, andiamo di fretta adesso. Allora, poi io direi di fare subito i tre libri che ho preso fuori dal salone, così ce li togliamo di fretta e di corsa. Fuori, insomma, dal salone a Torino, in giro per Torino, soprattutto in via Po, quella che va da Piazza Castello verso Piazza Vittorio Veneto, io ve l'ho detto, ci sono sotto i portici tutti i giorni dei mercatini. Mercatini che vendono libri usati. Potete trovare assolutamente qualsiasi cosa. C'erano anche delle graphic novel di Zero Calcare. E quindi, insomma, io ho trovato qualcosina che mi interessava. Questo in realtà appena fuori dalla stazione proprio, cioè tipo scesi dal treno, ho portato i bagagli al deposito, usciti dalla stazione, io mi sono fermata a comprare un libro. Ho dei seri problemi. Però ho trovato Accabbadora di Michela Murgia a 5 euro. A prezzo pieno questo libro viene qui 18 euro e io l'ho pagato 5. E quindi, siccome era da un bel pezzo, ne ho sentito parlare molto molto bene, era da un bel pezzo che volevo leggere qualcosa di suo, ma che non fosse un saggio, comunque non un romanzo. Appena ho trovato questo qui, ho lanciato i soldi al tipo in faccia quasi, ma no, non è vero, glieli ho dati molto gentilmente in mano, non sono una persona orribile. Comunque, insomma, ho preso questo libro qua perché era da un bel po' che lo volevo leggere. Poi ho preso nelle bancarelle in via Po, Se non ora quando di Primo Levi. Questa è una prima edizione Einaudi Tascabili del 1982. E ne aveva parlato molto bene Emanuela di Anatomia di un'indipendenza. Comunque vi lascio il suo profilo linkato qui sotto. Mi aveva appassionato quello che aveva detto lei. Mi aveva anche mandato dei piccoli stralci del libro. E mi avevano proprio lasciato tanto, ci avevo pensato per diverso tempo, appena l'ho trovato l'ho comprato. E poi invece la chicca. L'ho trovato! Finalmente! Sul libraccio usato non si trova mai e comunque l'avrei pagato di più di quello che l'ho pagato. L'ho pagato 5 euro ed è perfetto. Cioè, mamma mia, è da tipo una vita che voglio leggere, da quando è uscito che lo voglio leggere. E finalmente è fra le mie mani, quindi Valeria di Read Blog Repeat, comunque il suo canale ve lo lascio linkato qui sotto. Grazie per avermi parlato tanto di questo libro e grazie, grazie, grazie Torino per avermi permesso di trovarlo a 5 euro. Bene, ora continuiamo e finiamo anche forse con il Salone del Libro. Allora, io ho una grande passione per la cultura nordica, per soprattutto la mitologia norrena e tutto quello che ha a che fare con i miti nordici e tutto quanto, mi ha sempre affascinato veramente molto. Voi tutti quanti lì fuori conoscerete sicuramente la casa editrice Iperborea, che pubblica libri di autori scandinavi e anche, in realtà, libri su saghe nordiche. E quindi quando sono arrivata lì allo stand, ho visto intanto la saga di Ragnarok, che è lassù in cima da qualche parte buttato, che ogni tanto sfoglio, ma che devo veramente concentrarmi per leggere, perché appunto
La mitologia nordica mi intriga un sacco e quindi vorrei capire, non tipo leggere a caso quando mi capita. Ho trovato un altro libro che è sempre una saga ed è la saga di Egil il Monco, della quale non so nulla, cioè ho aperto l'opinione dell'editore qui accanto, ho letto qualche frase, me ne sono innamorata e l'ho preso. Questo qui a prezzo pieno viene 13 euro, ma dopo vi spiego, io non l'ho pagato a prezzo pieno, poi vi spiego anche il perché. Poi invece un altro libro che era da un bel po' che volevo leggere ed è comunque una nuova uscita, insomma è uscito quest'anno, è Isola di Jacobsen. Io il nome non lo pronuncerò perché non lo so pronunciare, quindi mi dispiace. Magari se mi viene voglia lo farò pronunciare a Google. Google, come si pronuncia? Siri Ranvaiel Jacobsen. Lui sì che lo sa fare. Comunque, Isola è il racconto di questa ragazza che ha sempre vissuto in Danimarca, ma che vuole riscoprire le proprie origini. È di origine delle Faroe, la sua famiglia si è trasferita in Danimarca tanti anni prima, lei è nata lì, però le manca questa connessione con la sua terra e quindi, insomma, deciderà di, penso, tornare, e in realtà non mi ricordo più. Sì, di tornare, insomma, appunto nelle isole Faroe e racconta tutta la sua storia. Mi aveva molto colpito, insomma, eccolo qui fra le mie mani e sono molto molto felice di ciò perché mi intrigava tantissimo, quindi sono felice di averlo trovato e anche di poterlo leggere, insomma. Questo libro invece a prezzo pieno viene 17 euro. Ora vi faccio vedere invece gli altri due libri che sono stati presi, ma non da me, li ha presi il mio ragazzo. Allora, il manifesto dei cosmonisti, che sinceramente ogni volta che guardo questa copertina mi viene in mente balle spaziali, non sto scherzando. Sono dei cosmonauti che viaggiano nel cosmo con dei camion. E io continuo a vederci balle spaziali. Però siccome il mio ragazzo è un patito dello spazio, è un patito di tutto ciò che è fantascienza in generale, credo. Luca, non mi uccidere, ti prego. Se l'è preso e questo qui a prezzo pieno veniva 14 euro. Poi, invece, siccome i genitori del mio ragazzo non conoscevano questa casa editrice, alla sera del primo giorno di salone lui gli fa vedere i suoi acquisti e suo papà gli risponde mandandogli dei link al sito di Iperborea con dei possibili libri da prendere. Allora, dopo un po' di cernita generale, alla fine ha deciso di prendergli Norwegian Blues, che è un libro che mi affascina tantissimo, sia per la copertina che per la storia, il fatto che ci sia la musica all'interno mi ispira un sacco. Invece questo libro qui viene a prezzo pieno 17,50 euro. E questo sì l'ha pagato a prezzo pieno, invece gli altri tre li abbiamo pagati di meno perché? Allora, c'era uno sconto attivo nello stand, cioè se tu prendevi tre libri avevi lo sconto del 20%. Ma che cosa è successo? Una delle ragazze dello stand stava cercando di mettere a posto dei libri. Non riuscendogli, io sono una persona che quando vedo che qualcuno è in difficoltà cerca di aiutare, insomma, sempre per dare una mano. E quando abbiamo dovuto pagare, lei dice alla sua collega: no, fagli il 25% perché mi ha aiutato. E io tipo volo. Insomma, ci hanno fatto il 25% di sconto e infatti tre libri li abbiamo pagati 33 euro, quindi alla fine 11 euro a libro, che per Iperborea è niente. Poi passiamo invece all'ultimo libro che è Pier Fortunato di Hans Christian Andersen. Per chi non lo conoscesse, è un grande scrittore di fiabe, favole e quant'altro. E questa qui è la sua autobiografia. Se l'hanno regalato perché era tipo non so quale anniversario. Credo fosse un anniversario o qualcosa, insomma. E comunque lo regalavano a tutti quelli che facevano un acquisto. Perciò se avete visto altri book haul di gente che è andata al salone e allo stand di Iperborea, sicuramente avrete visto anche questo perché lo regalavano. Poi siamo passati da edizioni cliché. Io sono affascinatissima dal loro catalogo, ma soprattutto dalla grafica delle loro copertine. E in quei giorni lì avevano una offerta, chiamiamola così, due per uno, cioè si compravano due libri pagandone uno. E questa offerta era valida sulla catena Black Coffee e su un'altra catena della quale in questo momento non mi ricordo il nome. Io e il mio ragazzo abbiamo deciso di smezzarci, insomma, due libri. E quindi io per me stessa ho preso Watchlist, che è un insieme di racconti su appunto il fatto che al giorno d'oggi siamo sempre osservati, ci sono telecamere ovunque, abbiamo gli smartphone che rilevano costantemente la nostra posizione e tante altre cose. Ed è un tema che mi interessa molto, anche perché io comunque studiando informatica di sicurezza o comunque di queste cose
mi interesso piuttosto tanto, mi ispirano anche come tematiche, quindi ero molto curiosa e in più c'è cioè, la copertina quanto non è 1984, è bellissima e anche la copertina ha fatto il suo, se devo dire anche la copertina ha fatto il suo. Invece il mio ragazzo per lui stesso si è preso Il ladro di voci di Jacob Rubin, spero di averlo pronunciato giusto, se non è Jacob Rubin oppure Jacob Rubin. Mi sto rendendo ridicola, ora la smetto. E questo libro invece è la storia di questo bambino che riesce a imitare la voce di tutti quanti e quindi ruba le voci delle persone. È fenomenale anche questo, infatti spero che magari me lo presterà. Comunque, insomma, spero di leggere anche questo perché sembra super super interessante e hanno un catalogo fenomenale che mi ispira da matti, ma non potevo permettermi di comprare qualsiasi cosa, insomma, dai, un pochino di risparmio, eh. Comunque Sherlock è caduto. Sherlock, perché cadi? Non mi cadere così. Ora passiamo invece a uno dei libri più geniali che qualcuno potesse scrivere. Intanto saluto Sara di Edizioni Lindau, che è stata dolcissima e carinissima e sono stata super contenta di aver incontrato finalmente. Associare un nome ad un volto è una delle cose più belle del mondo. Comunque, insomma, sono passata appunto da Edizioni Lindau, che ha un catalogo fenomenale e del quale ho letto Io sono un gatto di Natsume Soseki e poi sto finendo di leggere Vite vulnerabili di Pablo Simonetti. Sto andando un po' a rilento perché ci sono gli esami tipo adesso, quindi sto impazzendo anche per quelle cose lì, però wow. Intanto la cura delle edizioni è fenomenale, le copertine sono bellissime e anche il formato è molto molto bello. In più pubblicano veramente dei bei titoli, insomma. E poi veniamo alla nota dolente, cioè il libro che ho comprato. No, in realtà non è una nota dolente, è una nota dolente solo per il mio portafoglio. Deciso di prendere Parole nella polvere di Myrtin O'Kane. E so che si legge O'Kane perché lo dicono nella prima pagina. Myrtin O'Kane, come lo leggo come si è scritto, è un nome difficile da pronunciare per chi non conosce la lingua irlandese. Non è mai stato anglicizzato, ma per aiutare il lettore potremmo dire che si pronuncia all'incirca Martin O'Kane. E quindi, insomma, questo nome si pronuncia più o meno Martin O'Kane. Parole nella polvere. Allora, di che cosa parla questo romanzo? Praticamente questo scrittore, secondo me, è una delle idee più belle e geniali che una persona possa mai avere. Si è immaginato un dialogo tra persone morte e sepolte nello stesso cimitero, un cimitero di un paese molto piccolo. Si è immaginato persone morte che parlano tra di loro e dialogano dei problemi che hanno avuto nella vita. Cioè, è qualcosa di bellissimo, secondo me è geniale, veramente bellissimo. E quindi sì, insomma, io non lo so, io mi sono già innamorata così. Appena lo leggerò, penso di innamorarmene ancora di più, anche perché sempre lì allo stand Lindau ho conosciuto Federica, del quale comunque seguo anche quella su Instagram, vi lascio il suo profilo nell'info box. Una ragazza dolcissima, ha il lunedì dei libri, probabilmente la conoscete meglio di me. È stato anche quello un bel momento perché non mi aspettavo di incontrarla e quindi sì, insomma, ciao Federica. E lei l'ha letto un po' di tempo fa e mi ha detto che vale veramente tanto la pena, perciò non vedo l'ora anche questo di leggerlo. E visto che da quello che ho capito da lei è anche una lettura piuttosto scorrevole, penso che lo leggerò nel breve periodo perché ho bisogno di qualcosa per liberare completamente la testa da questo schifo di esami che stanno per arrivare. Poi passiamo all'ultimo libro che io ho comprato e che vi mostro. È l'ultimo libro che ho comprato che vi mostro. E l'avete visto dappertutto, quindi non credo che ci sia bisogno che io ve lo presenti. L'Attraversa Specchi, libro 1, Fidanzati dell'inverno, edizioni EO. Sono passata anche da edizioni EO perché mi ero innamorata intanto della copertina di questo libro perché è bellissima. È un fantasy, da quello che ho capito ha i suoi difetti, però è un racconto piuttosto tranquillo, dovrebbe avere delle idee molto belle e innovative all'interno. Avevo voglia di leggere qualcosa di un po' diverso dal solito, di magari trovare un altro fantasy che mi potesse piacere, anche perché ultimamente
quelli che ho provato a leggere non mi avevano preso così tanto e quindi stavo cercando qualcosina appunto per proprio non pensare troppo, non dovermi concentrare troppo su una lettura molto pesante, perciò ho deciso appunto di prendere questo qui, anche perché avevo letto la recensione di Lenny, avevo sentito la recensione di altri ragazzi e finalmente è tra le mie mani, lo so, mi ero ripromessa di prenderlo in biblioteca, però l'ho visto lì, non ho resistito, c'era il 15% di sconto. Portafoglio, perdonami. Però era tanto carino. Allora, ora passiamo alle ultime tre cose. Non sono tutte mie, una sola è mia, le altre due sono del mio ragazzo. Sono passata ovviamente allo stand Bao perché dovevo farmi autografare i fumetti che mi ero portata via. E essendo una nuovissima uscita, cioè per Bao, insomma. In realtà dal 17 di maggio, quindi solo da ieri. Ehi là, oggi è il 18, quindi da ieri è uscito insomma, in tutte le librerie Il Re Bianco di Toffolo. Allora, beh, sapete se mi seguite appunto da un bel po' che Toffolo è uno dei miei fumettisti preferiti, perciò non serve neanche che ve lo presenti. Questa è una delle poche graphic novel sue che non ho ancora letto e che non ho. E sono super felice che Bao l'abbia restaurata e riproposta sul mercato. Sono molto molto felice. C'è una piccola introduzione di Davide che dice al nuovo lettore e anche a quello vecchio. Io so già sicuramente che mi piacerà perché non credo. Non me ne è non piaciuta una delle sue. Diciamo che alcune magari sì, ok, una storia un pochino più tranquilla, però. Arriva sempre al punto e mi piace moltissimo. In più, questa qui è la storia di questo gorilla bianco che è stato per 30 anni la maggiore attrazione dello zoo di Barcellona. Io ho un po' un brutto rapporto con gli zoo, ve lo dico, ma questo non c'entra nulla con la graphic novel, scusate. Però mi fa un sacco pensare il fatto che per noi esseri umani un povero animale solo. Sia la più grande attrazione dello zoo di Barcellona, vabbè, mi fa ridere. Lui, attraverso la storia appunto di questo gorilla bianco, ci parla delle nostre insicurezze, delle nostre inquietudini e di come noi stessi dovremmo riuscire a guardare al di là della gabbia che ci circonda. Quindi, insomma, una bella metafora e sicuramente una bella storia. In più, a me lo stile di disegno piace tantissimo, lo sapete. Non serve neanche che ve lo dica, che cavolo parlo. Però, insomma, sono super felice che Bao abbia deciso di ripubblicarla. Anche perché è abbastanza introvabile, nella vecchia edizione, ve lo dico. Perché io le ho cercate tutte. Poi, invece, gli ultimi due volumi sono del mio ragazzo. Allora, il primo che vi mostro è Mars Horizon, sempre edito da Bao Publishing, nella collana Octopus. E racconta una possibile storia di vita su Marte. E infatti nella retrocopertina mi aveva colpito tanto questa graphic novel, perché nella retrocopertina dice appunto non è un'utopia, ma un'ipotesi, un sogno che si sta concretizzando, perché se ci pensate alla fin fine più di 50 anni fa siamo andati sulla Luna, insomma, ormai riusciremo sicuramente nel giro di qualche anno ad andare su Marte, perciò non è più appunto solo un'utopia, ma è qualcosa che sicuramente si realizzerà, è qualcosa che suc sicuramente succederà. Perciò, insomma, sì, mi sembra una storia molto molto interessante. E anche i disegni sono molto molto carini, ve ne mostro qualcuno. Semplici nello stile, però comunque abbastanza belli. Mi aveva colpito invece un'altra cosa all'interno di questa graphic novel. Ecco, c'erano questi disegni molto simili a progetti e cose che insomma secondo me sono molto molto carini. Poi invece, sempre nella collana Octopus, il mio ragazzo ha preso La fabbrica dei corpi, dalle prime protesi all'umanità aumentata. Per quello che studia lui è sicuramente interessante. Per una persona di fuori mi fa un po' paura, eh. Però le tavole sono molto molto carine, cioè questo qui è il cervello, poi ne avevo vista un'altra. Piuttosto particolari, eh? Piuttosto particolari, ma molto molto carine. Insomma, certo, a me fa un po' ansia questa cosa, però bello, eh? Poi quando lo leggerà magari mi dirà qualcosina e vi potrò dire qualcosa. Comunque, detto questo. I libri sono finiti, il mio letto è un disastro completo, è pieno di cose.
Devo finire di preparare la valigia perché fra un po' devo partire e tornare a casa. Comunque, detto questo, io spero tantissimo che questo video vi sia piaciuto, che vi abbia intrattenuto, che magari vi abbia portato degli spunti di lettura. Se avete letto qualcuno di questi libri, scrivetemelo qui sotto. Io mi scuso ancora per la mia voce. Se siete stati al salone, scrivetemelo. Se non ci siete stati, ma vorreste andarci, ditemi anche questo. E io vi saluto, vi mando un abbraccio fortissimo, fortissimo. Ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!